voglio dire, c'è stato grande tenacia, perché a un certo punto sembrava che questo progetto di Piazza Nicola Amore, di Via Duomo e Filangieri non potesse mai essere approvato, per il fatto che c'è una scoperta straordinaria, un tempio del secondo secolo d.C. che dimostra che ci furono i giochi olimpici nella città di Napoli. Invece ci abbiamo lavorato con grande pervicacia, nel rispetto di tutte le istituzioni, alla fine con le donne e gli uomini di buona volontà si è arrivata a una soluzione direi ottimale. Abbiamo risparmiato 20 milioni di euro, l'architetto Fuxas ha fatto un progetto molto bello, con i soldi risparmiati si riqualificherà tutta Corso Umberto e Via Duomo, i tempi sono ristretti perché sono 3 anni e si raggiunge un punto nevralgico della città, da una parte il porto, dall'altra il centro storico, segnale concreto anche di vicinanza a tutti gli operatori economici e commerciali della zona. Con Massimiliano Fuxas, architetto e progettista di questa stazione della metropolitana di Via Duomo. Allora, ci descriva un po' il progetto. Il progetto è una sintesi fra la stratificazione archeologica di Napoli e urbanistica e la parte contemporanea. Perciò è stato un impegno di far vedere le viscere della terra e il poggio di questo tempio che abbiamo trovato, straordinario, olimpico, dall'alto, dalla città ottocentesca, e poi da sotto, dalla città invece quella della storia, del passato, dell'archeologia, si vede la città presente oggi. Quindi i tempi di realizzazione, si diceva, quindi 2015. Arrivederci. Grazie. Sì, questo progetto fa risparmiare circa 20 milioni rispetto al vecchio progetto, cioè questa stazione importantissima, una stazione archeologica della metropolitana che costava 80 milioni, con questo progetto siamo riusciti a far risparmiare 20 milioni, che in tempi difficili di risorse scarse ci sembra un buon risultato, ma non è solo questo, si alleggeriscono anche alcuni aspetti tecnologici veri e propri, quindi riducendo i tempi di realizzazione. Metropolitana di Napoli assicura che a fine 2015, quindi ci vogliono 3 anni di duro lavoro, quindi non ci illudiamo che domani Piazza Nicola Amore possa essere smantellata, perché come è stato detto a questa conferenza stampa c'è un tempio importantissimo archeologico che è stato per metà scavato, di cui va scavata l'altra metà per poi ricomporlo all'interno della stazione e quindi porlo alla vista degli utenti e di tutti i cittadini. Quindi un progetto che fa sintesi tra treni, servizi, perché di questo stiamo parlando, archeologia e qualità architettonica. Questo progetto è curato dall'architetto Fuxas, ma con l'obiettivo di risparmiare tempi e costi e finalmente poter fornire un servizio metropolitano a tutta la città e chiudere cantieri che hanno martirizzato veramente queste città da molti e troppi anni.